Frodi fiscali con false fatture e misure cautelari per 15, disposto sequestro di 8,2 milioni beni e 28 società, 29 gli indagati. Anniversario della strage di Nassiriya nell'omonima piazza a Locri, ricordo e commozione. Potenziamenti gli ospedali di Crotone e Lamezia, pronti 45 milioni di euro. Paolonia Caiuso pronto la protesta per la casa di comunità. Attentato incendiario questa notte, i danni di Pino Ammoliti, un gesto vile e intimidatorio. Conclusi i festeggiamenti a Gioiosa Ionica per la consueta e festosa edizione di San Martino. I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi e Verona, con il supporto del GIGO di Catanzaro, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano. L'inchiesta ha portato all'arresto di 8 persone, tra cui 6 ai domiciliari e 2 in carcere, tutte accusate di far parte di un'associazione a delinquere di stampo 'ndranghetista con radici nella cosca Arena Nicoscia di Calabria. Le indagini hanno rivelato come una famiglia calabrese, stabilitesi da anni nelle province di Lodi e Verona, fosse riuscita a infiltrarsi nei cantieri ferroviari nazionali, utilizzando fatture false e distacchi di manodopera per eludere la normativa sugli appalti pubblici. Le ditte riconducibili all'organizzazione criminali operavano principalmente nel settore della manutenzione delle linee ferroviarie metropolitane, emettendo fatture per operazioni inesistenti e truffando lo Stato attraverso operazioni commerciali fraudolente. Oltre a operazioni di frode fiscale, gli investigatori hanno scoperto un sistema di riciclaggio dei proventi illeciti realizzato tramite imprese intestate a prestanome. Le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato beni per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro, tra cui immobili, mezzi di trasporti e conti correnti provenienti di frodi e distrazioni legate a bancarotte fraudolente. Tra le condotte illecite spicca anche l'illegittima percezione di fondi europei, il FERS, il Fondo Europeo Sviluppo Rurale, utilizzati per coprire debiti erariali e previdenziali per quasi 1 milione di euro. Le indagini coordinate dal GIGO di Catanzaro hanno emesso in luce le infiltrazioni mafiosi provenienti dalla Calabria nel nord Italia, con un forte impatto sul sistema degli appalti pubblici e sull'economia locale. La responsabilità degli indagati dovrà essere confermata dal giudizio penale definitivo in attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza sancito dalla Costituzione. Benvenuti all'informazione di Telemia, operazione contro frode fiscale con false fatture, 29 persone indagate e 8 milioni di euro sequestrati a 28 società, coinvolte le province di Messina, Cosenza e Vibo Valentia in un sistema di fatturazioni false e operazioni illecite finalizzate all'evasione fiscale e all'ottenimento illecito di benefici economici. Maria Teresa Griniti. La Guardia di Finanza ha dato il via ad un'operazione di vasta portata eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare contro 15 persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania, la quale ha indagato su un presunto sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera e frode fiscale tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'inchiesta vede un totale di 29 persone indagate. L'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della Procura prevede diverse misure cautelari, il carcere per 2 dei soggetti coinvolti, gli arresti domiciliari per altri 4 e una misura interdittiva per 9 persone. Le accuse vanno tra associazione per delinquere, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele e fraudolenta dei redditi e indebita compensazioni di crediti fiscali inesistenti. Oltre alle misure restrittive personali, il provvedimento dispone il sequestro di 28 società e beni, tra cui disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a 8,2 milioni di euro.
L'operazione si è svolta in diverse province italiane, tra cui Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il coinvolgimento di ben 120 militari della Guardia di Finanza, coordinato dal Comando di Catania, con il supporto dei comandi provinciali locali. Gli impatti della legge di bilancio sottratti alla Mezzogiorno, 5,3 miliardi i conti sulla manovra in una memoria consegnata dalla Svimez alla Camera. Ecco i particolari. Il Mezzogiorno tradito dalla nuova legge di bilancio varata dal governo Meloni? E questo è il punto di domanda. In attesa di conoscere il testo, che uscirà al termine dell'esame di Senato e Camera, si può dire che le risorse per il Sud abbondano. Anzi, leggendo la memoria depositata qualche giorno fa a Montecitorio in commissione bilancio dall'associazione Svimez, emerge che la contrazione di finanziamenti sarà di circa 5,3 miliardi nel triennio 2025-2027. Uno dei principali elementi discussi è stata l'abrogazione della decontribuzione Sud, che ha finora agevolato milioni di lavoratori e aziende nel Mezzogiorno. Questa misura aveva garantito sostegni significativi nel 2021, sono stati erogati 3 miliardi seguiti dai 3,3 miliardi nel 2022 e 3,6 miliardi nel 2023, sostenendo un bacino di beneficiari crescente fino a 1,5 milioni di lavoratori. Tuttavia, la sua eliminazione comporterà un risparmio per la finanza stimato in 5,9 miliardi nel 2025 e circa 4 miliardi all'anno nel biennio 2026-2027. In parallelo, la Svimez sottolinea come la fine della decontribuzione comporterà una diminuzione delle entrate fiscali indotte, riducendo così l'effetto positivo sull'indebitamento netto a circa 3 miliardi nel 2026 e 3,4 miliardi nel 2027. Anche il fondo interventi per il Mezzogiorno è stato oggetto di studio. Sarà ridotto progressivamente, passando da 2,5 miliardi nel 2025 a 1 miliardo nel 2026, fino a risalire a 3,4 miliardi nel 2027. Questa variabilità nelle risorse destinate al Sud solleva interrogativi sulla continuità e l'efficacia degli interventi strutturali. Infine, la manovra prevede la proroga al 2025 del credito d'imposta per gli investimenti nella zona economica speciale ZES unica, con una dotazione di 1,6 miliardi di euro. La misura dell'agevolazione è differenziata per territorio e per tipologia di iniziativa, oltre che per dimensione di impresa. Il bonus è del 40% dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre scende al 30% negli altri territori del Sud. Sono previsti anche fondi per gli sgravi contributivi relativi alle assunzioni nella ZES unica, con 68,9 milioni stanziati per il 2025, 73,5 milioni per il 2026 e 28,7 milioni per il 2027. Questi sgravi avranno effetti fiscali positivi stimati in 0,8 milioni nel 2025 e in aumento negli anni successivi. In ogni caso, Svimez esprime perplessità sugli effetti cumulativi di queste scelte, sebbene alcune misure siano state prorogate, sostengono i responsabili dell'associazione, le riduzioni e le discontinuità nei finanziamenti rischiano di rallentare la crescita economica e occupazionale del Mezzogiorno, compromettendo lo sviluppo di una parte del Paese che necessita di interventi strategici. Nuovo grave episodio nel pronto soccorso della città Lamezia Terme. La vittima è il dottor Rosarino Procopio, colpito alla schiena. L'intervento della sorveglianza aziendale ha evitato guai peggiori. L'ASP di Catanzaro, situazione intollerabile. Ma leggiamo la nota: è entrato in ospedale con un manganello nascosto nel giubbotto e lo usa per picchiare il primario durante un colloquio in pronto soccorso. La nuova aggressione che si è consumata alla Lamezia Terme è significativa di un fenomeno troppo diffuso. La notizia è stata diffusa dall'azienda sanitaria di Catanzaro. Ieri sera intorno alle 21 il primario del pronto soccorso, dottor Rosarino Procopio, ha sperimentato la cieca violenza che troppi medici e infermieri sono stati costretti a subire negli ultimi mesi.
Cambiamo pagina, 45 milioni di euro per il potenziamento degli ospedali di Crotone e Lamezia Terme. Approvato l'accordo di programma per garantire sicurezza, efficienza e migliori standard di cura nei presidi ospedalieri calabresi. Giuseppe Mazzaferro. Arrivano 45 milioni di euro per gli ospedali di Crotone e di Lamezia Terme. Il ministro della Salute ha infatti comunicato che è stato approvato l'accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari nell'ambito del programma investimenti ex articolo 20 della legge del 67 e dell'88, sottoscritto il 26 agosto del 2024 dallo stesso ministero con la regione Calabria. La sottoscrizione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Conferenza Stato-Regioni, prevede un accordo di programma e la realizzazione di due interventi per l'adeguamento e il potenziamento degli ospedali di Crotone e Lamezia Terme, finanziati rispettivamente con 25 e 20 milioni di euro. La realizzazione di questi interventi consentirà di adeguare i presidi ospedalieri di Crotone e Lamezia dal punto di vista funzionale, impiantistico e anche strutturale ai requisiti richiesti dalle normative nazionali e regionali vigenti. La finalità è quella di garantire adeguati standard di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e di migliorare anche i luoghi di cura e di degenza. A questo riguardo il settore edilizia sanitaria della Regione Calabria, ce lo comunica anche il Presidente Occhiuto, ha fornito alle competenti aziende sanitarie provinciali le necessarie indicazioni per l'avvio di progettazioni di interventi. Il presidente della regione Roberto Chiuso si è detto soddisfatto di quanto si sta sviluppando, evidenziando che questa è solo una parte del percorso che è stato avviato per tutti gli ospedali più importanti dell'intera regione Calabria. Parte una iniziativa interessante di Forza Italia, interessante e itinerante, vicini a territorio, presentata alla Lamezia Terme dal coordinatore regionale Cannizzaro. Il servizio qui di Francesca Achito. È stata presentata alla Lamezia Terme nel corso di una conferenza stampa l'iniziativa itinerante Radici perché Forza Italia è territorio, alla presenza dei vice coordinatori regionali e quelli provinciali del partito. Si tratta di 20 tappe che partiranno il 16 novembre da Rosarno e si concluderanno il 16 dicembre a San Floro. È una iniziativa che abbiamo immaginato di promuovere come coordinamento regionale con tutti gli eletti in tutti gli istituti, dal Consiglio regionale alla deputazione parlamentare, perché riteniamo assolutamente puntuale in questo momento dover andare sui territori ad ascoltare i nostri amministratori, i nostri sindaci, i militanti, ma anche i cittadini. Si dice spesso alle nostre latitudini che la politica è lontana dai territori. Forza Italia con questa iniziativa vuole anche dare un cambio di tendenza, quindi è Forza Italia il partito che si mobilita andando sul territorio ad ascoltare le istanze dei cittadini, ribadisco, dei sindaci e degli amministratori che poi sono i presidi anche del nostro partito, che quotidianamente affrontano mille difficoltà per valorizzare i territori, i borghi, i comuni, le montagne, anche i comuni costieri, ma anche affrontano quotidianamente grosse difficoltà. La Corte d'Appello di Catanzaro ha deciso di acquisire gli atti del processo d'appello relativo all'inchiesta a basso profilo. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Danilo Monti, Massimo Colosimo e Domenico Colosimo, pur non ascoltandoli in aula. La decisione è stata presa in seguito ad una richiesta dell'avvocato Vincenzo Ioppoli, difensore di Umberto Gigliotta. Inoltre è stata accolta la domanda dell'avvocato Enzo De Caro, difensore di Antonella Drosi, di acquisire l'ordinanza di estinzione del reato emessa dopo la presentazione dell'atto d'appello. Elezioni in Calabria, voti e minacce all'ombra delle 'ndrine, nelle carte del processo lo scontro Creazzo-Neri. Stefano Muscatello. Nel processo d'appello riguardante l'elezione di Domenico Creazzo al Consiglio regionale, la procura antimafia ha introdotto nuove intercettazioni che rafforzerebbero le accuse di un presunto accordo tra Creazzo e l'Andrangheta. Queste intercettazioni, finora riservate, mostrano contatti frequenti tra i fratelli Creazzo e persone legate alla Cosca Alvaro di Sinopoli e rivelano anche scontri politici con Giuseppe Neri, altro candidato regionale. Tra le conversazioni emerge il coinvolgimento di Antonio Creazzo, che durante la campagna elettorale del fratello avrebbe minacciato elettori di Neri, inclusi un certo Stefano, per scoraggiare il sostegno a Neri stesso, creando un clima di intimidazione
oltre la normale competizione politica. Le intercettazioni sono ora gli atti del processo Eifemos alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Originariamente riservate a causa di un'indagine parallela su Neri, sono ora pubbliche poiché Neri stesso non è più indagato. La Corte dovrà valutare se queste nuove prove possano ribaltare l'assoluzione di primo grado, dove Creazzo era stato giudicato non colpevole di legami mafiosi. Un ventenne di Reggio Calabria con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri di Catona dopo essere stato sorpreso con un vero e proprio arsenale nel garage della sua abitazione nel quartiere Arghillà. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato due fucili a canne mozze con matricola brasa, una pistola a salve e oltre 50 munizioni. Il giovane accusato di detenzione abusiva di armi è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. ANAS ha riaperto la statale 117 Silana di Rossano nel tratto di Longobucco in provincia di Cosenza dopo lavori di ripristino a seguito di una frana, un intervento importante per la sicurezza e la viabilità della zona. Sentiamo per i dettagli il servizio di Maria Antonietta Reale. Dopo importanti interventi di ripristino, ANAS ha riaperto al traffico la statale 177 Silana di Rossano, nel tratto nel comune di Longobucco, in provincia di Cosenza, che era stato chiuso a causa di una frana. I lavori, per un investimento totale di circa 1,7 milioni di euro, hanno compreso la realizzazione di una paratia di pali e micropali, la sistemazione della scarpata e l'installazione di nuove barriere di sicurezza, oltre alla posa di una nuova pavimentazione. In seguito sarà completata anche la segnaletica orizzontale. ANAS ricorda l'importanza della sicurezza stradale. Guida e basta è l'appello per evitare distrazioni, alcol e droghe al volante. I carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni, con il supporto dello squadrone riportato cacciatore di Vibo Valencia, hanno arrestato due uomini e una donna trovati in possesso di circa 4 kg di sostanze stupefacenti, marijuana e hashish. L'operazione, frutto di mirata attività di intelligence, ha permesso di contrastare il narcotraffico nella zona regina, con un valore di mercato della droga sequestrata stimato oltre i 20.000 euro. I tre arrestati, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e portati in caserma. Nel corso di un'operazione di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 400.000 euro trovati nascosti all'interno delle intercapedini di un'automobile in prossimità del raccordo autostradale di Rosarno. Il veicolo, condotto da un cittadino albanese con precedenti per traffico di stupefacenti, era stato modificato per creare vani nascosti, un doppio fondo nel tettuccio e un altro sotto il sedile. Attentato incendiario contro l'avvocato Pino Mammoliti, presidente del Tribunale dei diritti del malato. L'abbiamo ascoltato per recepire le sue amareggiate sensazioni a caldo dopo il vile gesto subito. Giuseppe Mazzaferro. Un grave episodio di intimidazione ha scosso la città di Locri durante la notte. Ignoti hanno dato fuoco all'autovettura dell'avvocato Pino Mammoliti, noto per il suo impegno in difesa dei diritti dei cittadini e dei malati e attuale presidente del Tribunale dei diritti del malato e del cittadino. Mammoliti è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Locri e in passato ha ricoperto più volte ruoli di rilievo nell'amministrazione comunale come vice sindaco e assessore, oltre ad essere stato candidato ad elezioni provinciali e regionali. L'incendio, che appare come un chiaro atto intimidatorio, si inserisce in un contesto di tensioni locali. Mammoliti è recentemente balzato all'attenzione pubblica per le sue denunce sulle carenze del sistema sanitario regionale. In un episodio specifico ha presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica di Locri contro il commissario regionale alla sanità Roberto Chiuto e la dirigente dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Lucia Di Furia. L'esposto riguarda un caso drammatico in cui un giovane vittima di un incidente stradale ha dovuto attendere invano l'arrivo di un'ambulanza, episodio che Mammoliti ha definito una grave violazione del diritto alla salute. L'avvocato ha inoltre manifestato pubblicamente il suo rammarico per essere oggetto di un'indagine da parte della Procura di Roma per presunte diffamazioni nei confronti della Presidente della Commissione parlamentare antimafia e alcuni suoi membri in merito a un post apparso sul suo profilo social. Questa situazione ha suscitato in lui profonda amarezza, sottolineando come le sue parole siano state interpretate fuori dal loro contesto. La comunità di Locri ha espresso solidarietà a Pino Mammoliti, condannando fermamente l'atto intimidatorio
intimidatorio subito. Ovviamente le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri del gruppo Locri, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'attentato, con obiettivo di far piena luce su un episodio che getta ombra inquietante sulla città e anche rappresenta un duro colpo a chi si batte ogni giorno per la tutela dei diritti dei più vulnerabili. Abbiamo raggiunto l'avvocato Pino Mammoliti proprio mentre è andato in gruppo ai carabinieri di Locri per sporgere denuncia. Avvocato Mammoliti, abbiamo appreso di questo attentato incendiario nei suoi confronti, qual è la sua reazione a caldo? Intanto parte lo stupore, posso dire che la serenità supera lo stupore. Io continuerò più di prima a condurre le mie battaglie di civiltà, di tutela dei diritti degli ultimi. Quindi queste amare sorprese non prenderanno certo il mio cammino. Senta, attribuisce a qualcuno, a qualcosa, quanto accaduto? Guardi, io attendo l'esito delle attività investigative, poi ci saranno dimensioni, visioni più chiare. Allo stato posso dire che la platea dei miei interventi difensivi dal punto di vista sociale è così vasta che non risparmio nessun sospetto, quindi saranno poi carabinieri di Locri ai quali è affidato la sede investigativa a risolvere la questione. Era stato minacciato di recente da qualcuno? No, assolutamente no. Sabato scorso, intorno alle 18.30, due malviventi hanno rapinato la tabaccheria di Michele Bovarino, situata sulla trafficata via nazionale di Cittanova, vicino alla villa comunale. La rapina è stata perpetrata da almeno due persone, una travisata è entrata nell'esercizio commerciale e ha minacciato il titolare con un'arma rudimentale, rubando sigarette e circa 500 euro in contanti. Il complice lo attendeva fuori a bordo di un'auto, pronto a garantirne la fuga. L'allarme ha portato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Questa mattina a Locri il ricordo e la memoria in piazza Nassiria per l'anniversario della strage. Il tempo trascorso dal 2003 al 2024 ha rafforzato il ricordo e la celebrazione, quest'anno giunta al 21° anniversario. Maria Teresa Griniti. La città di Locri ricorda i caduti di Nassiria, vittime dell'attentato terroristico del 12 novembre 2003 che costò la vita a 19 italiani impegnati nella missione di pace in Iraq. Una santa messa celebrata nella chiesa di San Biagio per un momento di riflessione e preghiera per ricordare i caduti, offrendo ai partecipanti un'occasione per rendere omaggio a coloro che non sono più tornate alle loro famiglie. Alla funzione religiosa è seguita la cerimonia di deposizione della corona in piazza Nassiria, il luogo simbolico che Locri ha dedicato a questi eroi. Il sindaco Giuseppe Fontana, accompagnato da autorità civili e militari, ha deposto una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa. Un gesto semplice ma carico di significato per onorare la memoria di chi ha perso la vita lontano da casa. Il dovere di ricordare, di custodire, di tramandare la memoria di quegli eroi che persero la vita il 12 novembre del 2003 e che erano impegnati in una missione militare ma anche in una missione umanitaria. E lo facciamo affinché l'esempio di dedizione assoluta alla patria, al bene comune, sia sempre vivo e soprattutto rappresenti un faro per le future generazioni. Come dice spesso Mattarella, senza memoria non c'è presente e non c'è futuro, ma è anche l'occasione per rinnovare il nostro impegno a costruire una società migliore poggiata su concetti e su valori come la pace, come la giustizia e come la solidarietà. Momenti di tensione poco dopo le 23 sulla statale 106 nel centro abitato di Caulonia Marina, dove una Fiat Punto ha perso il controllo finendo contro un'auto parcheggiata. La collisione avvenuta in una serata dedicata alla festa del vino ha attirato immediatamente l'attenzione di residenti e passanti per l'insolita posizione assunta dalla vettura dopo l'impatto. La Fiat, vecchio modello, guidata da una donna, procedeva lungo la statale quando, per causa ancora in corso di accertamento, ha sbandato violentemente colpendo un veicolo in sosta. L'urto è stato tale da far fermare l'auto in equilibrio verticale. Una scena sorprendente che ha destato stupore. Fortunatamente la conducente è rimasta illesa, un fatto che molti hanno definito miracoloso vista la dinamica dell'incidente. Pronto alla protesta per la casa di comunità a Caulonia, il sindaco torna a chiedere all'ASP lumi sui tempi di inizio dei lavori.
È pronto a scendere in piazza per la Cassa di Comunità il primo cittadino di Caologna, Francesco Cagliuso. Istituite con decreto interministeriale del 23 maggio 2022, le casse di comunità sono letteralmente definite il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria, a valenza sanitaria e il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. Già il mese scorso il sindaco caolognese sottolineava la necessità di un'accelerazione rispetto all'atteso inizio dei lavori di settembre, come anticipato nel mese di agosto dal direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria, la dottoressa Lucia Di Furia. È trascorso un mese esatto, ha sottolineato, dalla nostra richiesta di velocizzare i tempi dopo aver atteso un segno tangibile. Tale struttura sociosanitaria rappresenterebbe un centrale punto di riferimento anche per i comuni della Vallata dello Stilaro, concorrendo a offrire un servizio più agevole agli utenti che abitano tra Locri, Soverato e Polistena. A metà ottobre, ha aggiunto il sindaco, abbiamo chiesto pubblicamente un'accelerazione sull'avvio dei lavori, anche in considerazione dell'avvenuto finanziamento con fondi ricadenti nel PNRR misura 6 sanità per un importo di 1.500.000 euro, ai quali si sono poi aggiunti con l'utilizzo di fondi relativi al piano di sviluppo e coesione della Regione Calabria ulteriori risorse economiche pari a circa 140.000 euro. Fondi che, lo ribadiamo, vanno spesi in tempi brevi per come previsto dalle risorse ricadenti nel PNRR. Ancora oggi, conclude Cagliuso, siamo disponibili al dialogo con i vertici dell'azienda sanitaria per conoscere quali siano le tempistiche per cominciare i lavori, auspicando che la data sia molto vicina, altrimenti è nostra intenzione, ribadisce il primo cittadino di Caologna, procedere a breve con delle manifestazioni pubbliche, fino a quando le nostre domande non troveranno risposte chiare e precise. Dall'8 di novembre è ufficialmente chiuso lo sportello di Banca Intesa a Monasterace. Già il mese scorso vi era stato il trasferimento dei correntisti presso la sede di Caologna facente parte dello stesso gruppo bancario. Nonostante le proteste che si sono avute in questi mesi, che hanno coinvolto le istituzioni locali non solo, quindi via ad un passaggio epocale. Ancora vi sono le insegne del gruppo bancario sulla sede di Via Nazionale, ma verranno dismesse e lo sportello Bancomat non è più in funzione. Le reliquie di San Gabriele dell'Addolorata accolte a San Marco Argentano, intitolata Una piazza, Giuseppe Mazzaferro. Grande emozione a San Marco Argentano per l'arrivo delle reliquie di San Gabriele dell'Addolorata, il santo dei giovani provenienti dal santuario di Isola Gran Sasso in Abruzzo. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, tra cui il vescovo Monsignor Stefano Rega, la sindaca Virginia Mariotti e numerosi rappresentanti locali. L'evento ha richiamato tantissimi fedeli con un'imponente presenza di giovani, sottolineando l'intenso legame della comunità con il santo patrono dell'Abruzzo. La piazza dedicata a San Gabriele ha rappresentato il punto di partenza di una processione che, guidata dalla banda musicale di Lattarico, ha portato le reliquie fino alla cattedrale. La partecipazione di figure di spicco come la presidente della provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, e diversi consiglieri regionali ha evidenziato l'importanza della giornata, che si colloca come evento di preparazione al Giubileo 2025. Anche il superiore generale della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, padre Giuseppe Adobbati, era presente alla cerimonia. Monsignor Rega ha espresso parole di speranza e incoraggiamento, sottolineando l'importanza del messaggio di San Gabriele per i giovani. La sua presenza fisica attraverso il suo corpo è segno di speranza, specialmente per i nostri ragazzi. Il suo insegnamento è prezioso e indica che la persona, anche in età non adulta, ha gli strumenti per tendere al bene, alla giustizia e all'amore, alla pace e alla carità. Le celebrazioni, che si protrarranno fino al 14 novembre, prevedono anche incontri con studenti e associazioni del territorio per rafforzare la fede e prepararsi al prossimo giubileo. Ventesima edizione della festa di San Martino a Gioiosa Ionica, tradizioni, degustazioni e musica nel cuore del borgo, per un evento che celebra l'autunno e le radici culturali tra sapori tipici, calore comunitario e antiche usanze.
Si rinnova ormai il tradizionale appuntamento nel centro storico di Gioiosa Ionica, che ormai da 20 anni regala al pubblico una serata ricca di atmosfera all'insegna del buon vino e delle tradizioni nella giornata di San Martino. Il Borgo Antico ha accolto numerosi visitatori per una serata all'insegna delle tradizioni locali, arricchita dalla musica etnofolk che ha animato l'evento con ritmi e melodie della tradizione calabrese. Siamo giunti alla 20ª edizione, come tu ci dicevi, la nostra associazione, l'associazione Borgo Antico di Gioiosa Ionica, se ne occupa da tutti questi anni. Quest'anno invece c'è la novità che ci siamo raccolti un gruppo di giovani e per me già questa è una grande soddisfazione. Siamo circa 35-40 giovani che ci siamo impegnati in questo evento e abbiamo realizzato tutto questo nel nostro piccolo in poco tempo, anche perché ci siamo messi un po' tardi ad organizzare per motivi logistici, diciamo, però alla fine siamo soddisfatti di quello che è nato. La prima cosa che possono, tra virgolette, degustare è la location. Abbiamo scelto di sfruttare questa zona di Gioiosa Ionica, che è il centro storico, proprio nel cuore. Siamo alla Confrontata, famosa anche per la svelata di Pasqua e tutto, ed è un posto suggestivo perché chi arriva dalla via Settembrini, che è la via che abbiamo utilizzato, diciamo, per l'esposizione di artigianato e quant'altro, si ritrova alla fine in una cornice di colori, luci e a contorno la gastronomia locale, le zeppole, spaghetti alla corte d'assise, panino con salsiccia che non possono mancare, caldo arrosto e quant'altro, tutto, diciamo, prodotti gioiosani che fanno la tradizione. Tanta dedizione, c'è tanta voglia di partecipare. Mi fa piacere poter dire che questa è la 20ª edizione della festa di San Martino a Gioiosa Ionica, quindi è una tradizione antica qui a Gioiosa che dimostra come l'associazione che la organizza, l'associazione Borgo Antico, che appunto da 20 anni sta portando avanti questa bellissima festa, intende valorizzare tra l'altro un bellissimo scorcio del centro storico. Quest'anno hanno voluto scegliere proprio un luogo simbolico di Gioiosa Ionica e siamo contenti anche per questo. C'è tanta gente anche quest'anno, c'è la voglia di partecipare in una bellissima serata e devo dire che mi sembra che la gente stia rispondendo e si stia godendo questa tradizione e abbia voglia di partecipare. Stiamo lavorando per il cartellone natalizio, già l'anno scorso abbiamo voluto sperimentare delle attività nel cuore del centro storico, anche qui voglio richiamare proprio questo luogo perché per noi è molto importante. Stiamo organizzando delle cose, chiaramente anche quest'anno il centro storico sarà protagonista e nelle prossime settimane cominceremo a svelare un po' di cose. L'invito, come sempre, quello che faccio è di venire a godersi Gioiosa Ionica indipendentemente dalle iniziative, perché anche passeggiare nel centro storico di Gioiosa è qualcosa di molto piacevole, quindi colgo questa occasione, grazie a voi, per poter fare questo invito, per visitare Gioiosa e per poter farsi una passeggiata, perché no, serale negli scorci bellissimi del centro storico. Ci fermiamo per la pubblicità. Il processo d'appello giù la testa relativo all'omicidio del tabaccaio ed ex carabiniere Bruno Ielo si avvicina alla riapertura dibattimentale con una nuova udienza fissata per il 15 gennaio 2025. La Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Giuliana Campagna, dovrà esaminare la richiesta dei difensori degli imputati di un ulteriore approfondimento dibattimentale. Gli avvocati, tra cui Giacomo Iaria, Marco Tullio Martino, Francesco Calabrese, Gianfranco Giunta e Corrado Politi, presenteranno analiticamente le loro esigenze difensive. L'omicidio è avvenuto il 25 di maggio 2017 a Catone, ricordiamo, è stato ricostruito nell'ambito di un'inchiesta antimafia condotta dalla Procura e dalla squadra mobile. La casa comunale per i senza fissa dimora di Reggio Calabria si rinnova grazie alla donazione di IKEA Italia. La famosa società svedese ha consegnato gli arredi alla struttura che ospita le persone in difficoltà. La visita del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell'assessora Lucia Nucera e del consigliere metropolitano Giuseppe Marino. Servizio di Marco Macri.
Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha fatto visita alla casa comunale per senza fissa dimora. La struttura si trova nei pressi di via Reggio Campi e l'occasione è servita per ringraziare la società IKEA per la donazione relativa ad alcuni arredi destinati all'immobile ed incontrare gli operatori della cooperativa Vitasi, impegnati nel servizio di assistenza quotidiana. Erano presenti inoltre l'assessore alle politiche sociali Lucia Nucera, il consigliere comunale e metropolitano Giuseppe Marino, il dirigente del settore Demetrio Barreca, i responsabili della cooperativa che gestisce la struttura e responsabili di Area Gay Italia Daniele Bilardi. La Casa dei Senza Fissa Dimora è una struttura che ormai dal 2023 opera tutti i giorni in Reggio Calabria, in stretta collaborazione con l'unità di strada nell'alveo dei servizi gestiti dal settore welfare del comune, garantendo un servizio notturno fino a 15 ospiti, 10 uomini e 5 donne. Sì, iniziamo al meglio questa nuova settimana all'insegna della solidarietà, ma anche della collaborazione fra enti pubblici e privati. In questo senso ringrazio IKEA che ha voluto donare alla casa senza, delle persone senza fissa dimora tutti gli arredi, gli armadi, i letti, i comodini, le librerie, insomma tutto ciò che contribuisce a rendere più accogliente il soggiorno delle persone che quotidianamente vengono qui a cercare un po', di conforto. È una struttura comunale gestita benissimo da un'associazione che da tempo si occupa delle persone senza fissa dimora, una bellissima immagine per la nostra città di impegno, di cittadinanza attiva, ma anche di collaborazione fra soggetti pubblici e privati. Quindi in questo senso ringrazio davvero IKEA perché ha dimostrato di voler entrare anche in quelle che sono le pieghe, le piaghe, insomma le situazioni di difficoltà del nostro territorio. E per noi oggi occasione assolutamente importante, da sempre cerchiamo di condividere quella che è la nostra ambizione, cioè offrire delle soluzioni un po' più accessibili, ma non è soltanto un tema commerciale, è anche un tema di impegno da un punto di vista sociale naturalmente, e quindi l'occasione di oggi è un'occasione di integrazione con il territorio, con le istituzioni e l'associazione Vitasi, che ringrazio, che ci dà concretamente la possibilità effettivamente di raggiungere l'ambizione di cui parlavo, cioè quella di offrire un senso di casa a chi ne ha più bisogno. Siamo veramente orgogliosi di questo. C'è anche abbinato il servizio di unità di strada. Allora, e questi ragazzi sono sul territorio tutta la notte a girare per cittadini che hanno fatto una scelta, alcuni sono calabresi, altri sono stranieri, però qui trovano un letto, una bibita calda, possono stare tutta la notte, farsi la doccia e poi la mattina riprendere, perché è una scelta di vita. Però da quando è stata inaugurata c'è stato sempre pienone, c'è la possibilità anche sia per uomini che per donne stare in questo luogo. In questo momento siamo nel bel mezzo della costruzione del piano di zona partecipato all'interno, visto che ormai abbiamo monitorato un paio di anni di questo servizio, sicuramente va ampliato nord, centro, sud, ma sicuramente con questa forma che sarà ampliata anche come orario, perché molte di queste persone, ora che arriva il freddo, vogliono rimanere qualche ora in più all'interno della struttura e sicuramente si andrà a fare un servizio che è più, diciamo, di aiuto e accompagnamento a queste persone. Molti di questi ragazzi che operano con noi li seguono anche per quanto riguarda il sanitario, perché loro hanno delle patologie, li accompagnano anche al pronto soccorso, ma anche in caso di alcune terapie, perché sono in contatto anche con i loro medici. Ora, da qualche tempo a questa parte, lo sapete, c'è il dottore, c'è il medico dedicato anche senza fissa dimora, è un aiuto in più. Sicuramente un aiuto da parte dell'ASPA è importantissimo anche su questo, perché molti di loro hanno dei problemi mentali e vanno seguiti a livello sanitario. Il Marrelli Hospital di Crotone ha organizzato il primo convegno sulle patologie chirurgiche, riunendo professionisti del settore per confrontarsi su innovazioni e sfide nella chirurgia moderna. L'incontro ha toccato vari ambiti, dalla chirurgia all'imaging e dalla gastroenterologia, presentando il contributo del Marrelli nell'offerta di servizi e tecnologie avanzata in chirurgia. Vediamo. Primo appuntamento per il convegno dedicato alle patologie chirurgiche organizzato dal Marrelli Hospital di Crotone e al quale hanno partecipato professionisti del settore di tutto il territorio. Occasioni in cui molti specialisti della struttura crotonese hanno potuto confrontarsi e aggiornarsi su quelle che sono le innovazioni e le sfide nella chirurgia moderna.
Dopo i saluti istituzionali dell'architetto Antonella Stasi, presidente del gruppo imprenditoriale, e del direttore sanitario Massimiliano Mantea, hanno preso la parola i medici della casa di cura. Di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie gastrointestinali, nonché dei nuovi strumenti endoscopici, ha parlato il dottor Vincenzo Mazzucamari, gastroenterologo del Marelli Hospital. Collaborare, diciamo, e fare una sinergia con gli altri specialisti diventa importante, perché ormai, andando verso la medicina della persona, quindi una medicina sempre più mirata, bisogna per forza occuparsi del paziente a 360 gradi senza tralasciare nessun aspetto. A seguire invece il dottor Pasquale Fiore, medico chirurgo, ha trattato l'ecografia avanzata in chirurgia. Oggi è sicuramente un incontro importante, ma soprattutto c'è una platea che quasi intimidisce, perché ci sono varie esperienze, varie figure, e noi tentiamo oggi proprio di fare questo, cioè di accoppiare tutte queste esperienze e soprattutto trarne vantaggio tutti quanti. Sempre durante l'incontro il dottor Matteo Salcuni, radiologo interventista, ha invece parlato di tecnologia e imaging nel XXI secolo. È una giornata per noi importante, in quanto è importante la comunicazione tra quella che è la nostra struttura e il territorio. La proprietà ha fatto importanti investimenti per quanto riguarda tutta la tecnologia della nostra struttura, ed è importante spiegare in che cosa consistono, perché spesso, diciamo, apparentemente la tecnologia appare simile, uguale tra le varie strutture, mentre in effetti ci sono differenze sostanziali. Di tecniche di anestesia neuroassiale in pazienti chirurgici complessi invece ne ha parlato la dottoressa Fabiola Catizzone, specialista in anestesia e rianimazione. È un'occasione importante, perché la realtà che si vive nel Marelli Hospital è già ben conosciuta, però questi eventi ci permettono di spargere nel territorio le informazioni utili anche per i medici di base, in questo caso, in maniera tale che anche loro ci aiutino nella preparazione di questi pazienti che poi verranno da noi a intraprendere un percorso chirurgico di qualsiasi natura. Nell'ultima parte del convegno il dottor Medani Abram, specialista in chirurgia generale, oncologica e bariatrica, ha parlato di ernia iatale e malattia da reflusso gastroesofageo. Oggi come oggi non si può decidere, uno specialista da solo non decide l'impostazione dell'iter di diagnostica, l'iter terapeutica. È una collegialità, perciò le patologie, per di più ad esempio la malattia da reflusso e l'ernia iatale, è una malattia molto discussa a partire dai medici di medicina generale, gastroenterologi e chirurghi, perché la soluzione può essere medica come può essere anche chirurgica. Qui è importante sapere quando trattare con la terapia medica e chi li deve trattare e quando dare indicazione chirurgica. A chiudere il primo incontro del convegno è stato il dottor Camillo Gerosa, chirurgo generale, che si è soffermato su chirurgia laparoscopica per patologia neoplastica addominale. Sono molto contento, non mi aspettavo questo afflusso di medici, vedo anche molti infermieri, non soltanto del Marelli, questo mi fa molto piacere. È un incontro in cui abbiamo deciso di far conoscere, per chi non lo conosce ancora, tutto quello che il Marelli può offrire in ambito chirurgico e soprattutto nell'ambito della chirurgia in genere oncologica, ma anche nella chirurgia generale. Qui al Marelli siamo in grado di offrire ai pazienti che vengono da noi qualsiasi tipo di intervento chirurgico, quindi qualsiasi prestazione, sia nell'ambito della chirurgia generale che della chirurgia oncologica. Un'occasione di confronto che ha sicuramente sottolineato l'importanza della forza di un team multidisciplinare per una gestione migliore dei pazienti. Il Club Velico Crotone ha eletto un nuovo presidente, Gianluca Ruperto, noto architetto e appassionato di nautica, che prenderà il posto di Paola Proto a partire da gennaio. Nominato anche il nuovo direttivo e il direttore sportivo Antonio Ciliberto, atleta di fama nazionale. Paola Proto continuerà a occuparsi di eventi e progetti scolastici. Sentiamo per i dettagli.
cambia al vertice del club velico di Crotone. Dopo il quadriennio olimpico, Paola Proto lascia la presidenza a favore di Gianluca Ruperto. La cerimonia del passaggio di testimone nella sala consiliare del comune di Crotone, alla presenza anche del delegato FIV Calabria, Fabio Colella. Sono stati 4 anni bellissimi, molto difficili perché, diciamo, per il 50% sono stati gli anni del Covid, quindi anni duri in cui ce la siamo cavata brillantemente perché non ci siamo mai fermati né nell'attività sportiva né nell'organizzazione delle regate. Siamo riusciti a organizzare la Carnival nel 2020, nel 2021, quindi proprio in pieno Covid e anche in piena sicurezza. Quindi un bilancio fantastico che si conclude poi proprio stanotte con l'exploit di Alice Ruggiu, la nostra Kaiter, che è arrivata seconda al campionato mondiale Big Air, quindi felicissimi. Che eredità lascia? Beh, credo di lasciare un club sano da tutti i punti di vista, sportivo, sociale, economico, dei risultati, insomma, e soprattutto se poi ti guardi intorno a vedere che i soci sono qui, che il presidente della FIV Sesta Zona è qui, del consigliere nazionale della FIV Colella, insomma, diciamo che siamo sempre stati molto considerati dalla FIV. E poi abbiamo il presidente della classe ANSA 303 che è questa regata di oggi, quindi insomma siamo felicissimi. È un testimone importante, forse pure pesante, questo della presidenza del club velico di Crotone. Con quali programmi, con quale entusiasmo? Tantissimo entusiasmo, come c'è sempre stato, perché io sono presente nel club velico da sempre praticamente. Non lo considero un peso, lo considero un impegno e un dovere, perché noi grazie al club velico abbiamo creato una bolla positiva in città. Crotone è conosciuta dal punto di vista velico in tutto il mondo, in tutto il pianeta ci conoscono Crotone, conoscono la bellezza del nostro mare, delle nostre coste, e questa, diciamo, questo percorso avviato nel 2012 lo dobbiamo continuare per sempre. Io, diciamo, ricoprirò questa carica per 4 anni, ma con l'obiettivo di preparare i ragazzi più giovani, i diciottenni di oggi, a prendere le redini di tutto, a svilupparlo nel migliore dei modi e secondo i criteri anche di culturali, di umanità e di professionalità che contraddistinguono i ragazzi che fanno sport. La qualità delle acque di balneazione della città di Siderno è, come noto, riconosciuta dalla FE, che da 5 anni consecutivi le assegna il prestigioso riconoscimento della bandiera blu. E anche l'ARPAC l'ha certificato con la trasmissione dei risultati analitici del monitoraggio microbiologico compiuto dalla metà di aprile alla prima decade di settembre, che le acque di balneazione di Siderno sono cristalline. ANAS ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su numerosi tratti stradali e autostradali della Calabria, tra cui la SS-682 Ionio Tirreno, la SS-107 Silana Crotonese e la SS-183 Aspromonte Ionio per garantire la sicurezza durante la stagione invernale. Nella prossima fine settimana San Martino Festival del Vino tra Vicoli e Catoia a Bivongi sabato 16 e domenica 17. E poi si terrà giovedì 14 alle ore 17.30 negli spazi dell'azienda Candida di Borgo Carboni a Locri un dialogo aperto sul turismo esperienziale, occasione di confronto tra esperti e operatori del settore, rappresentanti istituzionali e agenzie di sviluppo che puntano su un modello di turismo innovativo e sostenibile. Adesso i titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani calabresi, ad iniziare dall'edizione Calabria del Quotidiano del Sud. A Iacurso, nel paese alluvionato, la guardia medica non arriva. Buche e strade interrotte, ancora gravi problemi nei borghi devastati dalle piogge di ottobre. Anziano raggiunto dal 118 senza medico a bordo, deceduto dopo aver rifiutato il ricovero. E poi ponte sullo stretto, rischio sismico, cosa dice la relazione
della discordia. L'intervista e il romanzo di Marisa Manzini, un libro scritto per elaborare la tragedia di Tita. A Cosenza, città unica, le voci degli studenti e la loro ironia, chiamatela Cosa Angeles. E ancora a Catanzaro, Park Shore, parere negativo. Vediamo la prima pagina di Gazzetta del Sud. Poche risorse per il Sud, l'allarme della Svimez in una memoria sulla legge di bilancio consegnata a Montecitorio. L'associazione si arresta alla crescita di regioni come la Calabria. Tre notizie nel taglio alto, i titoli sottotestata tra Unidante e il sindaco, scontro totale. Qui vedete l'università per stranieri. E poi ancora Reggio, il conservatorio ha bisogno di una nuova sede, il presidente Lamberti Castronovo. Corte d'appello, d'assise d'appello, l'uccisione tabaccaio Bruno Ielo, i legali dei tre imputati, bisogna riaprire il dibattito, spazio dunque alla giudiziaria. E poi manovra pessima, CGIL e GUIL ribadiscono, sciopero generale, Landini, questo governo non dà un futuro al paese. Reggio Calabria, sanità, la politica ancora divisa, polemiche nel Consiglio aperto. Rapporto invece BES dell'Istat, lavoro, quote rosa ancora sotto la media, la Calabria al penultimo posto. Cittanova, rapina a mano armata in una tabaccheria, bottino di 500 euro. Migranti in Albania, altro stop dai giudici, stavolta dal Tribunale di Roma. In sette dovranno rientrare in Italia. Sospesi i trattenimenti in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il taglio basso, la PM chiede il carcere a vita per Impagnatiello. A Milano la requisitoria per l'uccisione di Giulia Tramontano, un viaggio nell'orrore. Chiara la premeditazione, il processo di primo grado si concluderà il 25 novembre. E poi l'omicidio Matteuzzi, confermato l'ergastolo per Giovanni Padovani. Era questa l'ultima notizia che riguardava Gazzetta del Sud, edizione di Reggio Calabria. Dopo questo rapidissimo giro sulle prime pagine dei quotidiani calabresi, restituiamo la linea alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Vediamo che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, coperto con possibili deboli piogge. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, coperto con possibili deboli piogge. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Frodi fiscali con false fatture, misure cautelari per 15, disposto sequestro di 8,2 milioni beni e 28 società, 29 gli indagati. Anniversario della strage di Nasseria nell'omonima piazza Locri, ricordo e commozione. Potenziamenti gli ospedali di Crotone e Lamezia, pronti 45 milioni di euro. Paolonia Caiuso pronto la protesta per la casa di comunità. Attentato incendiario questa notte, i danni di Pino Ammoliti, un gesto vile e intimidatorio. Conclusi i festeggiamenti a Gioiosa Ionica per la consueta e festosa edizione di San Martino.